Piazza Municipio. Stamattina siamo in compagnia dell'onorevole della consigliera Mari Muscarà. Noi si fanno chiamare tutti onorevoli. Allora, abbiamo una consigliera non onorevole. Mari, stamattina noi siamo venuti a sentire un pochino le voci di dentro, ma anche quello di fuori. Molti turisti sono rimasti abbastanza sorpresi, qualcuno anche sconvolto, mi va di dirtelo. E volevo sapere una tua impressione rispetto a questa bruttura, perché di bruttura si tratta. Io l'ho espressa in tutte le maniere, l'orrore di questa, ma di tutte quelle che verranno, perché non dimentichiamo che non c'è soltanto questa. C'era la Venere degli stracci, che già è passata quasi inosservata, la Venere donata, non donata, ma quasi 300.000 euro. 360. Questo che è costato circa 160.000 euro, e dobbiamo ancora vedere quello che verrà rispetto a questa cosa, e quella che sta sul lungomare. Quella specie di della senatore, quella specie di mulino. La cosa strana è che quando si è chiesto, perché c'è stato qualche consigliere che ha chiesto a Triore, ma chi è che valuta i costi di questa cosa, cioè il valore di questa cosa, chi la valuta? E lui ha detto: lo valuto io stesso. Quindi lui alla delega. Al posto di l'ho capito, non ha delega, lui sostituisce, penso unica città in Italia, l'assessore alla cultura, che non abbiamo né al comune di Napoli né in regione Campania, e a mani libere su questo, su tutto. La cosa strana è che questa non è pesce, non c'entra niente, questa è la riedizione che è stata adattata per lo spazio. I soldi non sono andati a pesce né alla sua fondazione, ma sono andati a un signore, non ricordo bene il nome, ma ce la delibera, la determina, quindi è chiara, sono andati a un signore che fa i carri di carnevale, che va anche bene tutto questo. Ma allora non ci scrivete pesce lì, non scrivete tu sei una cosa grande, scrivete l'opera riadattata di, diciamo che tutti i bambini che fanno col pongo le cose all'asilo possono essere considerate vere opere d'arte e esposte magari gratis. No, un'altra domanda volevo farti, i proventi per realizzarla, sì. Qualcuno, sono fondi provenienti dai... No, ma prevalentemente sono contributi della tassa di soggiorno. No, sono fondi che provengono dalla regione Campania, sono fondi proprio destinati alla cultura, in assenza e quelli fondi ci stanno lo stesso, i fondi sono fondi destinati alla cultura, e noi li abbiamo. Non c'è chi dovrebbe gestire sostanzialmente come figura giuridica. Non c'è, e per questo c'è il delegato, è un'anomalia, una cosa credo unica, che non abbiamo... La città che se ne cade dell'opera, ma gli napoletani sono sordi, perché ai napoletani gliel'ho detto in tutte le maniere possibili e immaginabili, c'è un'anomalia, la città d'arte, la più preziosa per me, vabbè emotivamente, al mondo non ha l'assessore alla cultura, ma com'è possibile? È una capitale milionaria, milionaria pensando ai soldi di questo, millenaria, che tra l'altro è stata capitale della cultura. Va bene, no, questo significa poco, nel senso che la capitale della cultura la danno un po' a chiunque adesso. Però noi abbiamo esportato per millenni la cultura, adesso dobbiamo importare questa pseudocultura che è opera di tutti gli artisti del nord. Ma scusatemi, ma com'è sto fatto? Fatemi capire. Allora, noi ringraziamo Mari Muscarà per le importanti informazioni che ci ha dato e anche per le precisazioni. Grazie Maria, alla prossima. Grazie a voi. Abbiamo qua il professore. Professore, si presenti. Vabbè, sono un leone, ma sono soprattutto faccio le quarattelle, quindi il mio Pulcinella è molto... No, sono un artista, un burattinaio, faccio Pulcinella quarattella. Dimmi un pochino la parte tecnica, no? Visto che sei un tecnico per certi aspetti, in che modo ti ricorda Pulcinella? No, questo non mi ricorda Pulcinella. Vabbè, innanzitutto va detto che non è l'opera di Pesce, ma è stata una rielaborazione che non ha nulla a che vedere. Ma diciamo anche già l'opera di Pesce in sé non, per me non era un Pulcinella. Era un Pierrot, sì, essenzialmente, ma più che un Pierrot era inquietante perché sembrava un vestito abbandonato, quindi l'immagine che dava è di un Pulcinella che lascia il suo vestito
vestito, smesso, quattro bottiglie, lascia il suo vestito, perché evidentemente, e questo invece sembra, come dire, siccome tutti l'hanno associato al fallo, in un certo senso lo ha, anche se Pulcella è un simbolo, sì, probabilmente Pulcella è un simbolo fallico, ma un simbolo fallico nel senso simbolico, diciamo, come fatto legato ai riti della fertilità, quindi è un fallo che riproduce. Questo invece è una pellecchia di fallo, quindi è esattamente la negazione del simbolo, diciamo, del fallo come simbolo riproduttivo, ma è un fallo morto, offensivo. Un fallo morto, una pelle di fallo vuota. A me mi ricorda quello che fecero i napoletani nel 99, quando si fecero un borsellino con le palle di uno dei rivoluzionari. Sei un grande, grazie. Compagnia di Massimiliano Verde, un educatore, un formatore per certi aspetti. Massimiliano, proprio a Mazza Secca, che cosa è sta cosa? Ma io in realtà dal mese di agosto mi sono prodigato per sensibilizzare la comunità napoletana e campana e tutti i cultori, diciamo, dell'identità partenopea verso l'installazione di un oggetto che definire senza senso mi sarebbe già tanto. In realtà noi abbiamo una installazione con fondi sottratti alla cultura di Napoli e della regione Campania, fondi che potrebbero servire tranquillamente per esempio alla ricostruzione, al restauro di tante chiese che sono abbandonate a Napoli, o magari anche evitare che l'Atlante Farnese potesse andare in Giappone così d'amblè. Speriamo Dio che non si faccia nemmeno un graffio. E invece noi abbiamo la rappresentazione di un oggetto che qualcuno ironicamente ha voluto definire come, diciamo, membro maschile, ma in realtà noi non possiamo altro che, addirittura la dottoressa Anni Chialico di Milano ci ha detto che questo è un omaggio alla femminilità, avendola fatta a Napoli noi dobbiamo pensare che la donna napoletana è una meretrice o adoratrice del membro maschile. Ha fatto fallo praticamente. In realtà, diciamo, quindi la donna napoletana, la donna meridionale, così secondo certe ideologie che ci richiamano ancora una volta a Marco Ezechia Lombroso, sarebbe praticamente un'adoratrice, perché ci sono due cuori di Cupido vicino a questo oggetto, sarebbe un'adoratrice di un membro maschile, tra l'altro anche infertile, perché è un membro maschile, diciamo, artificiale, artificioso. Voglio anche ricordare, e noi appoggiamo anche la protesta dell'associazione di movimenti femministe che vogliono la rimozione di questa come Accademia Napoletana, anche CMI ci ha chiesto, certamente sì, appoggiamo la rimozione di questo oggetto che scandalosamente, insomma, è stato apposto con fondi che sono tratti dalla cultura napoletana, la città e la regione di Campania, anche perché voglio anche ricordare che all'inaugurazione sono state invitate quasi una sorta di rito orgiastico verso questo presunto membro, diciamo, virile, senza anima, quindi senza carne, ma che Priapo, un membro, diciamo, una sorta di vibratore, quindi in sostanza artificiale. Sono state invitate delle liceali, di licei musicali di Napoli, probabilmente ragazze minorenni, a danzare attorno a questo oggetto. L'abbiamo visto, e dove con le telecamere. Allora, la dignità delle donne napoletane occorre farle sentire, perché Femme Nostre sono ben altro e Napoli merita molto ben altro. Che stiamo a scrivere, Pulcinella? Non un cilindro rivestito da stracci, senza anima, e magari in cui dobbiamo vedere una sperimentazione, ci dice il dottor Trione, ma di cosa? Sperimentazione sociale? Ma siamo dei ratti? Oppure siamo dei ratti di fogna, come diceva qualcun altro? E come dice il dottor Trione, un Pulcinella senza maschera, benissimo, anzi malissimo, la maschera è vita, si muova, ma il Pulcinella senza maschera vuol dire un Pulcinella senza anima, quindi l'adorazione di qualcosa che non ha anima. Napoli sarebbe quindi senza anima? Non pensa proprio che corre Napoli a questa. Grazie. Grazie. Per continuare il nostro giro di interviste, abbiamo incontrato in questa splendida piazza stamattina il dottor Edoardo Vitale. Dottore, buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie per il tempo che ci concede. Una sua impressione su questa cosa che io non riesco a definire, non riesco a chiamarla opera d'arte. No, questa è una forma di manipolazione dell'opera di un artista che si può discutere, ma che non aveva ideato quest'opera. Aveva creato una camicia di Pulcinella stilizzata, sia pure molto, molto alta, con i bottoni, un colletto che non richiamava un glande come questa oscenità. È stata poi dipinta con i colori dell'arcobaleno, quindi con un messaggio subliminale ideologico. Quest'opera non è quella di Gaetano.
mangiano pesce, è una oscena operazione di propaganda politica e vorrebbe essere provocatoria, ma in realtà è una dissacrazione, una provocazione che va a favore del potere costituito oggi, delle multinazionali, delle oligarchie usuraie, perché sono il turbocapitalismo usuraio che sta distruggendo uno tutti i valori, a cominciare dalla famiglia, dalla comunità. Quindi questa è un'opera che va contro Napoli, perché Napoli, quello che distingue Napoli è il fatto di essere un popolo, di essere una comunità. Questa invece è l'opera divisiva, uno sberleffo nei confronti di una città che è madre di una grande cultura che è ancora viva. E loro sono giacobini. Nel 1799 giravano intorno allo Streppone, all'albero della libertà, celebravano i matrimoni. Oggi questo, il loro albero, che doveva essere in onore dell'essere supremo massonico, è diventato un fallo e quindi si sono rivelati appieno. Siamo governati da questa gente che odia Napoli. In barba a Pulcinella si sono tolti la maschera. Esatto, bravissimo, ottimo. Grazie, grazie professore. Ultima nostra intervista, chiudiamo questo giro che è abbastanza lungo. Abbiamo fatto descrivere, abbiamo sentito a più voci il senso, il significato e le loro impressioni, le impressioni dei cittadini di Napoli rispetto a questa bruttura. Sergio Angriziano, Napoli News Magazine. Alla prossima.